Ed è morto questa notte all'ospedale di Crotone Giovanni Tersigni, il trentasienne di Crotone che ieri sera è stato ferito alle gambe in un agguato nel centro storico, in Piazza Albani, la cosiddetta ferriata. L'uomo è deceduto questa notte all'ospedale di Crotone, dove è arrivato, dopo le 19, trasportato dall'ambulanza del 118. Giovanni Tersigni si trovava proprio in quella zona, in Piazza Albani, la ferriata, ieri sera quando... Si sono avvicinate alcune persone, una delle quali ha esploso contro alcuni colpi di pistola ferendo gravemente l'uomo alle gambe. Tersini è deceduto questa notte. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile, che stanno sentendo amici e parenti per cercare di ricostruire chiaramente l'agguato e poter avere elementi utili per poter risalire a chi purtroppo ha ucciso Giovanni Tersini. Nella tarda serata di venerdì 6 settembre, in un hotel di Lugano, in Svizzera, la Polizia Cantonale, in stretta collaborazione con il nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, ha dato esecuzione al mandato di arresto ai fini di estradizione emesso il 19 luglio 2019 dal GIP del Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico del 51enne da buon vicino Pasquale, ritenuto responsabile del duplice omicidio. In danno di Rosario e Salvatore Manfreda, detenzione e porto illegale di armi e occultamento di cadaveri. In particolare, a seguito della scomparsa dei due, padre e figlio, dalla loro azienda ubicata in località gesara di Mesoraca e risalente al 21 aprile del 2019. Le prime indagini portarono al rinvenimento della loro autovettura, completamente distrutta dalle fiamme, e di resti organici che facevano presumere la loro soppressione. Il 30 giugno del 2019 la procura della Repubblica di di Crotone, Concordando con gli esiti investigativi dei carabinieri, emise un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di Bonvicino Pasquale, del figlio Salvatore Emanuele e di Pietro Lavigna, eseguito solo a carico degli ultimi due per l'irreperibilità in territorio nazionale del primo, con conseguente emissione di un'ordinanza di custodia emessa dal Gip di Crotone. L'efferato delitto sarebbe maturato per futili motivi riconducibili a difficili rapporti di vicinato. La arrestato sarà trattenuto in territorio elvetico in attesa di estradizione.